Benvenuti sul canale di Dake Beauty, ciao da Ilaria e l'argomento di questo video sarà il double cleansing, gli errori più frequenti che si commettono nell'eseguire la doppia pulizia coreana. Per chi fosse nuovo, fosse la prima volta che vede un video di Dake Beauty e volesse approfondire tutti i passaggi della Korean Routine, sempre su questo canale ci sono dei video, ciascuno per ogni step, dove è possibile, insomma, farsi un'idea di quello che è l'approccio coreano alla bellezza, che è uno dei punti di forza proprio, nel double cleansing, perché da un viso pulito in maniera corretta, già si può ottenere una pelle più luminosa e più predisposta a ricevere gli attivi, dei trattamenti successivi. Double cleansing, che è una procedura che vede l'utilizzo di un cleansing oil e di una cleansing cream. Il cleansing oil è un detergente a base grassa che rimuove tutte le impurità grasse, quindi sebo, smog o il trucco. Mentre il secondo step di detersione a base acqua ha lo scopo di rifinire lo step precedente e poi di eliminare tutti i residui a base secca come le cellule morte o la polvere. Ma quali sono gli errori più frequenti nell'eseguire questa procedura e di conseguenza qualche piccolo consiglio per poterli svolgere al meglio? Il primo è quello di eseguire la fase di detersione a base grassa con mani asciutte e viso asciutto, versando una piccola quantità di prodotto nella mano e massaggiando il viso. Mi chiedete infatti se questo tipo di pulizia va bene per gli occhi e per rimuovere il trucco waterproof. Assolutamente sì, perché se l'olio non si emulsiona, quindi diciamo che è a secco, allora è molto facile e delicato massaggiare anche le ciglia per smuovere, per sciogliere il trucco. Poi, diciamo, l'olio può essere leggermente emulsionato per fare un piccolo massaggio finale e sciacquare il tutto. Qual è l'errore invece che si fa nello step 2, quindi del detergente a base acqua? Nel caso in cui si scelga un gel o una cream che quindi escono dal tubo come crema, è necessario lavorare il prodotto nelle mani per creare una bella schiuma da applicare sul viso. Spesso che cosa succede? Che una parte di questa procedura si fa nelle mani e il resto di questa procedura invece si va sul viso, continuando a strofinare, e questo potenzialmente irrita e abbrade la pelle. Il terzo errore che si fa, o comunque errore, insomma, un aspetto che può essere curato per ottenere una pulizia più efficace è quella di aver cura di pulire tutte le parti del viso, perché spesso, cioè, si insiste sempre sugli stessi punti, dimenticandosi per esempio l'attaccatura dei capelli, le tempie o di diciamo andare bene sul contorno del viso verso il collo. Quindi una pulizia più omogenea e più accurata renderà sicuramente il vostro viso molto più luminoso. Arriviamo alla fase del risciacquo, quindi come è corretto sciacquare il viso, e voi direte: ma è possibile, che cosa posso sbagliare mai nello sciacquarmi il viso? Ecco, ancora qui una volta evitate di strofinare con l'acqua, ma cercate proprio di gettare acqua sul viso in maniera delicata. Sulla temperatura evitate assolutamente l'acqua calda, anche quando vi fate la doccia e vi lavate i capelli, cercate di tenere il più possibile il viso fuori, perché l'acqua calda è fortemente irritante per la pelle. Non utilizzate neanche un'acqua assolutamente ghiacciata, basta un'acqua a temperatura ambiente, al limite verso la fine un po' di acqua fredda per aiutare i pori a richiudersi. Quinto tipso, quinto errore è quello di asciugare il viso strofinandolo con l'asciugamano. Ancora una volta, no, il viso non si strofina, ma si tampona delicatamente con l'asciugamano. Addirittura vi dico che le donne coreane, e lo so che penserete che sono veramente fissate, ma non usano neanche l'asciugamano per asciugarsi il viso. Quindi che fanno? Si asciugano bene le mani e con le mani asciutte tamponano il viso finché non si è asciugato. Quindi proprio vedrete nei tutorial anche, no, dei gesti fatti in questo modo,
che loro poi utilizzano anche la stessa manualità, loro la utilizzano poi per mettersi il tonico o una Fast Essence più liquida. Bene, questi sono i tips e gli errori da evitare quando si segue il double cleansing. Se vi è piaciuto il video, mettete like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Qualsiasi consiglio abbiate bisogno, scrivetemi. Vi aspetto al prossimo video e vi do un grande bacio. Ciao ciao!